Il percorso di Artemide Zatti per scoprire la sua vocazione non fu facile. Entrò nella congregazione salesiana nel 1900. Lì si offrì volontario per curare un sacerdote affetto da tubercolosi. Purtroppo il sacerdote morì e anche Artemide contrasse la malattia. Fu curato nel villaggio di Viedma, in montagna, dove i salesiani, sotto la direzione di Don Evasio Garrone, gestivano un ospedale per i poveri. Fu padre Evasio che, per intercessione di Maria Ausiliatrice, pregò per un miracolo di guarigione per Artemide. Artemide promise che, se fosse guarito, avrebbe dedicato tutta la sua vita alla cura dei malati. E così fece. Scoprì anche che la sua vocazione non era quella di diventare un sacerdote, ma un fratello religioso, un salesiano coadiutore.